Grazie Presidente. Accolgo queste presentazioni e le mie istruzioni sono quasi tutti. Vorrei però ricordare alcuni fatti che vanno in linea con quanto è stato detto. 100 anni fa, nel 1915, per la prima volta di questi tempi, era l'incoronazione, i primi frumenti derivati dall'incrocio. L'incrocio che Nazareno Strampelli eseguiva già da 15 anni, quindi non era una cosa, però era un'attività che lui conduceva e che era entrata nella pratica agricola. 1914, quindi 14-15 è il primo anno in cui vengono utilizzati frumenti derivati dall'incrocio. Si scatenò una pagana abbastanza simile a questa, che andò avanti per lunghi anni. Chi voleva avere materiali derivanti dall'incrocio e chi invece voleva fare la selezione soltanto nella variabilità che esisteva in natura, che si trovava nei campi coltivati. La cosa andò avanti per molti anni finché nel 1934 il professore di agronomia di Bologna e senatore del regno Francesco Todaro non ebbe a riconoscere, che era il campione degli oppositori agli incroci, non ebbe a riconoscere il successo di Strampelli, e da allora le cose sono andate abbastanza tranquillamente. Strampelli utilizzava la variabilità che esiste in natura, però tentava di ricombinarla in un unico individuo. Questa caratteristica di pregio, resistenza alle malattie, quest'altra ha un'altra caratteristica, le messo insieme ottengo un frumento che ha entrambe le caratteristiche, entrambe le pregi. E per fare questo si rivolgeva alle specie selvatiche, ad altri materiali, anche dal lontano oriente. Infatti proprio nel 1915 fece anche degli incroci, un materiale proveniente dal Giappone, si chiamava H comuni, che anni dopo, nel 1923, da questi incroci riuscì a lanciare una varietà che si chiamava Mentano. Strampelli l'anno prima era diventato liceo, e quindi la presentò, questa varietà venne presentata all'Accademia dei Licei e messa in coltivazione. Mentana si diffuse rapidamente non soltanto in Italia ma nel mondo, arrivando ad occupare una superficie di 6 milioni e mezzo di ettari nella sola Cina, un'isola diffusissima nella penisola balcanica e negli stati confinanti, e nel 1933, 10 anni dopo, l'Italia produceva 80 milioni di quintali di frumento, quando nel 1923 ne produceva soltanto 44 mila, quindi aveva quasi raddoppiato la produzione in 10 anni. Un approccio innovativo, contrastato, ma che è successo. Adesso siamo agli OGM, gli organismi geneticamente modificati, le culture geneticamente modificate, si presentano questi contrasti, hanno delle differenze e hanno delle similitudini, paura dell'innovazione di quello che può succedere. E tante altre differenze, ma c'è uno che io voglio sottolineare. È stato già accennato, ma l'avevo incluso anche nel mio intervento, ed era quello che allora le ricerche erano fatte da ente pubblico senza scopo di interesse, quindi veniva finanziato dal pubblico, veniva distribuito, certamente le sementi costavano, però non c'erano royalties da pagare, non c'era un controllo del mercato che si vuole. L'OGM, quando è apparsa negli anni 80, le tecnologie sono i primi prodotti, a interessarsi è stata l'industria, con il pomodoro che era un'arciva che poteva stare in campo fino alla raccolta perché non arciva, e quindi poteva essere raccolto e trasportato all'utilizzazione senza rammollimento, perché era stato inserito un gene antisenso che inattivava le poligalattoronasi, che sono quelle che degradano la proteina nella colletti secondari, quindi erano rammollimento. Facciamo il suo, mentre il test
disposizioni che si sperava venissero rapidamente impiegarono più di 2 anni per essere messe in commercio questo materiale. Intanto si cominciò a dubitare, a parlare di magia, di cose di questo genere, il pubblico ebbe paura e poi le ditte statunitensi si rifiutarono di mettere in commercio un materiale che non avesse l'accettazione del pubblico. E fu un grosso handicap, poi vennero le fragole al salmone e così via insieme. Intanto l'industria si era impadronita prontamente della novità e spingeva mentre il pubblico rimaneva indietro. E poi sono, l'attenzione delle ditte biotecnologiche si è rivolta al settore economico, cioè alle caratteristiche economiche. Resistenza agli erbicidi, per diminuire sostanze chimiche, fungicidi per diminuire le sostanze chimiche, così che di seguito c'è stato detto, non sto a ripeterle io, il successo che stanno avendo queste culture. Non tutti accettano questo, e in Europa sappiamo qual è la situazione, è stato appena accennato, in pratica a Bruxelles è stato deciso di non decidere, di lasciare che ciascuno faccia quello che ritiene più opportuno. Non c'è nel pubblico in genere, non c'è accordo. Chi ritiene le colture, ragioni molto diverse, chi ritiene le colture in paesi importanti per la fame nel mondo e chi non dice che saranno assolutamente influenti per affrontare la crescita della popolazione, sentiamo parlare di questo. Anche in questo caso chi si rifugia nella tradizione e i canali della televisione, in tutte le ore, in tutte le compagnie televisive, vediamo che ci propinano la preparazione di questo piatto, di questo altro piatto e così via di seguito. Chi punta l'accento sulla tecnologia perché li rifiuta perché sono stati preparati in questo modo e dice ma in modo in cui sono stati preparati non deve essere influenti, a interessare deve essere il prodotto finito. Chi sostiene che la legge non ambiente, addirittura si è arrivati a dire che il DNA viene catturato dall'argilla del terreno per cui potrebbe diventare pericoloso, quasi che il DNA che non è un gene non subisca la stessa sorte e così via di sé. Ecco, però io vorrei sottolineare quanto è stato già detto ancora precedentemente, ed è questo della disparità tra pubblico e privato. 100 anni fa e fino alla seconda guerra mondiale in genere, il pubblico ha guidato la ricerca, il finanziamento pubblico ha finanziato prima ed ha commissionato poi la ricerca, in tutti i settori, pensiamo a quello che è stato l'evento della prima guerra mondiale, con lo sviluppo della chimica, o risultato della guerra, per lo sviluppo della chimica anche in Italia. Nel settore agricolo è stato esattamente la stessa cosa, non solo per quanto riguarda i semi da seminare, ma anche tutto quello che è stato l'elaborazione del terreno, i fitofarmaci, i cosiddetti semi, i fertilizzanti, eccetera. Gli oceani sono, è stato detto, e vorrei sottolinearlo, sono possesso delle ditte biotecnologiche. E queste aprono, logicamente il Presidente Maffei ha sottolineato, aprono degli interrogativi. Vorrei sottolineare anch'io il fatto che se il pubblico non investe in queste tecnologie non è in grado neanche di controllare quello che è sul mercato. Quello che è sul mercato internazionale, anche se non viene prodotto da noi, sappiamo bene che il 95-96% della soia che si coltiva nel mondo è transgenica e quella che importiamo per dare ai nostri animali che troviamo estratta poi nei vasetti delle marmellate di soia o come si chiamano sono in pratica derivati da OGM. E allora abbiamo che da un lato il paese soffre per mancanza di produzione e quindi dobbiamo comprare con esborso dall'estero
e abbiamo i terreni degli agricoltori che soffrono perché non hanno da lavorare. E questo mi sembra che sia uno dei punti estremamente importanti. Fare ricerca per aumentare la produzione, per produrre